Deploro con tutte le mie forze il fatto che ciò che resta delle forze di sinistra, in particolare in Italia, magari non amano neanche più definirsi di sinistra, ma insomma noi usiamo questo termine per capirci, abbiano abdicato a qualunque altra forma di pensiero, di riferimento ideologico e indichino soltanto nel cosiddetto europeismo il proprio credo. Allora, questo è un punto di un'estrema gravità critica, perché la parola europeismo non significa nulla, è un riferimento geografico. L'Europa è un'enorme realtà ricchissima di intelligenza, di scienza, di dottrina, di cultura, di storia, di arte, ma è divisa, come tutte le parti del mondo, tra sfruttatori e sfruttati, tra chi se la passa bene e chi se la passa malissimo. Il conflitto di classe non è un'invenzione dei filosofi del secolo XIX, è un fenomeno che risale a non so quale dinastia faraonica del 3000 a.C., c'è sempre stata ed è una costante. Non si può annegarla in un concetto giulebboso, unificante, europeismo. Europa di chi è sfruttato e lavora e non se la passa bene, o di chi invece sfrutta il lavoro altrui e se la passa molto bene. Da che parte si sta? Quindi non è contro l'Europa, è da quale parte del conflitto ben evidente, visibile ed esasperato dalla situazione sanitaria noi ci dobbiamo o ci possiamo schierare, con quale libertà di manovra se ancora ce n'è. Ecco perché io metto in crisi questa parola generica e chiedo con forza che si torni a parlare degli interessi dei lavoratori contro gli interessi del capitale finanziario, che addirittura è ormai il vero padrone, più forte di gran lunga del capitale produttivo, quando ancora esso esiste e ha una minima autonomia, che purtroppo non ha, perché dipende a sua volta dal capitale finanziario. Squadernato questo problema, il gioco si riapre e si riapre in modo entusiasmante, se si ha la volontà e la forza di capire i termini del problema che abbiamo davanti. Quindi alla sinistra residuale cercherei di dire con tutta la forza che nelle argomentazioni che non ci mancano, che deve schierarsi, che non può inneggiare all'Europa come tale, perché regalerà alle forze, diciamo, di destra, intelligenti nel captare il disagio, masse di persone scontente e deluse, creando una situazione molto simile, mutatis mutandis, a quella dell'Europa degli anni 30, nella quale la grande crisi, la terribile crisi del 29-33, portò masse sterminate di disoccupati nel paese più importante d'Europa, che era la Germania, a riconoscersi nel Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi, perché così si chiamava il movimento hitleriano, che si presentava con una bandiera rossa su cui c'era la svastica e si autodefiniva rivoluzione. Noi oggi non possiamo permetterci di ripetere questo errore. Non possiamo assolutamente fare in modo che la destra, che viene guardata dall'alto in basso, va inseguita, capita, combattuta, catturi il consenso di coloro cui la sinistra non sa più parlare. E questo è il malanno principale della situazione europea. Afonia, la non libertà d'azione di questo conglomerato di paesi chiamati Unione Europea rispetto al vero dominatore planetario che ci dà la linea e che ci mette nei disastri anche militari, se del caso, approfittando di quella gabbia d'acciaio tuttora in piedi e anzi quanto mai funzionante che si chiama Patto Atlantico. Nelle grandi e meno grandi cose, credo che sia sotto gli occhi di tutti, per esempio, il fatto che la guerra in atto sui vaccini sia una guerra nella quale gli Stati Uniti d'America stanno svolgendo una politica a dir poco pericolosa.
mi giunge un documento dal ministero, da un funzionario del Ministero della Salute brasiliano, nel quale si legge che gli Stati Uniti d'America sono intervenuti direttamente sul governo del Brasile perché non acquistasse il vaccino da Cuba. Il governo della Bulgaria ha fatto sapere, ha fatto filtrare che il governo degli Stati Uniti è intervenuto per impedire che la Bulgaria si rivolgesse al vaccino russo Sputnik o addirittura quello cinese, ancor più temuto. Tutto questo che cosa significa? Significa che il gigante europeo è incatenato, è dentro una gabbia le cui chiavi sono nelle mani del potere politico, economico e militare degli Stati Uniti. Il fatto che si ingiunga all'Europa di mettere le sanzioni che secondo gli Stati Uniti vanno messe non è altro che un danno, un boomerang rivolto all'economia del nostro continente. Sanzioni peraltro largamente risibili, no? Noi abbiamo appreso ieri, avantieri, che metteremo delle sanzioni niente meno che alla Repubblica Popolare Cinese, e questo mi fa pensare a certe favole di Esopo, no? Della rana, il bue, insomma, questi antichi greci ogni tanto raccontavano delle storielle emblematiche, per la questione della popolazione musulmana, che noi riteniamo a questo punto essere in pericolo. Parliamo di fondamentalisti dei quali la Cina ovviamente non è entusiasta, gli uiguri, però non mettiamo le sanzioni né all'Egitto né ad altri paesi che fanno quello che fanno. L'Egitto per noi Macron, dato la Legion d'onore che lì viene torturato sostanzialmente, ma il nostro governo tace. Il caso Regeni, ben noto, non ci sono sanzioni pensate per l'Egitto. Ci sono sanzioni per la Russia e per la Cina, una realtà risibile sul piano internazionale per la sua totale non indipendenza. A tutto questo io credo che si aggiunga poi anche a uso e consumo nostro una particolarità in più. Nel nostro paese c'è stato in anni nefandi il Ministero della Cultura Popolare, detto nella sigla celeberrima Mincul Pop, va bene, che era celebre per l'interventismo capillare sull'informazione, no? Le veline del Mincul Pop erano la direttiva che i giornalisti dovevano seguire per manipolare l'informazione in tutti i giornali, tutti quanti, da quelli che poi sono stati epurati dopo la liberazione, come il Corriere della Sera, la Stampa, il Messaggero, la Nazione, eccetera, a quelli poi ovviamente di proprietà della famiglia Dell'Uce. Quindi il Mincul Pop crea, guida la mano del giornalista che dà le informazioni. Bene, noi ci troviamo, temo ormai, in una situazione molto simile, nella quale fanno a gara il servilismo spontaneo e il servilismo indotto. Potremmo portare tanti esempi, ma alcuni sono assolutamente ridicoli. Non vorrei citare addirittura qualcosa di molto recente, molto vicino a noi, in una trasmissione televisiva molto seguita, appare una certa signora di cui ora non ricordo il nome. Si occupa di comunicazione, quando viene nominato, anzi proposta la nomina di Draghi a Presidente del Consiglio, questa persona dai teleschermi italiani inneggia dicendo non è una persona, è una biografia. Viene in mente Tacito quando racconta il servilismo spontaneo dei senatori romani davanti all'imperatore Tiberio. L'altra sera della Valle, industriale, benemerito nel suo campo, eccetera, richiesto opportunamente, qual è il suo giudizio sul presidente del Consiglio Draghi? Risposta: è il miglior chirurgo in sala di operazioni. Ho
oggi il telegiornale ci informa che Draghi ha parlato al Senato. Allora la giornalista che parla, una povera fanciulla sprovveduta ma devota, dice: il Senato in un'aula da tutto esaurito, ascolta, da tutto, era mezza vuota perché per ragioni sanitarie bisognava che fossero molto distanti tra loro i senatori, c'era una rappresentanza parziale, un'aula da tutto esaurito. Questo è il servilismo spontaneo che si unisce alle direttive, no? Se leggiamo il Corriere della Sera di qualche giorno fa, potremmo dire il giorno preciso, la data e la pagina, si legge: il governo darà la direttiva per una campagna di convincimento sull'opzione per i vaccini disponibili rispetto a quelli che pur si potrebbero avere ma che invece è vietato di avere. Una campagna, che vuol dire? Si dirama dall'alto una direttiva cui la stampa si deve adeguare. Questo fenomeno talvolta raggiunge il ridicolo. Quando Mattarella è stato vaccinato, la didascalia dei giornali era italiano tra gli italiani. Ora, questo è un linguaggio ridicolo, ma non basta semplicemente deprecare la bassezza cui si spinge il mondo dell'informazione. C'è da dire che questo è un punto di non ritorno e che contribuisce a paralizzare la comprensione da parte del cittadino comune, che complice questa stampa delle formazioni politiche che di questo impianto, di questo asservimento si fanno strumento. Ma come diceva Rossi nel suo intervento, non ha senso limitarsi alla pars destruens, come si suol dire. La pars destruens l'abbiamo illustrata abbastanza, abbiamo constatato che questa unione è stata costruita male, è stata fatta in modo da colpire chi sta sotto e aiutare chi sta molto in alto. Abbiamo constatato però che un trauma mondiale ha scosso i pilastri di questa struttura punitiva. E ora è il momento di agire, di rimboccarsi le maniche e fare in modo che non si torni indietro alla situazione precedente, ma che si parta di qui per cambiare le cose. Cambiarle naturalmente non dall'oggi al domani, perché non ci sono le forze, ma guardando a tutte le realtà alle quali è giusto guardare, che sono tante, disperse, divise l'una dall'altra, spontanee anch'esse, quelle che fanno capo ai movimenti di base del mondo cattolico, il volontariato. Manca una volontà politica che raccolga tutto questo con rispetto ed intelligenza. Sarà all'altezza di far questo un partito ormai allo stato larvale come il PD? Io temo di no, però dentro quella struttura, fatto salvo un vertice autoreferenziale, c'è tantissima gente di buona volontà e di autentica origine democratica che ha bisogno di trovare la parola. Questa parola ognuno di noi ha il dovere di dirla, sperando che, non dico nell'arco della vita di ciascuno, che ha un'importanza relativa, ma che in tempi non biblici porti da capo quella che è stata la più grande sinistra d'Europa, cioè quella italiana, a svolgere un ruolo positivo. Ringrazio Luciano Canfa e Enrico Rossi per questa interessantissima presentazione e saluto e ringrazio tutti nella speranza di poterci rivedere presto di persona in biblioteca.